Enea e alcuni uomini si diressero verso la città di Cartagine, portando doni per la regina Didone che governava l'intera regione. La prima volta che il condottiero troiano e la regina si videro, entrambi rimasero colpiti dalla bellezza dell'altro. Didone era bellissima ed Enea era il figlio di Venere e dell'affascinante Eschilo, la cui corporatura e i cui lineamenti erano eccezionalmente affascinanti. La dea Venere teneva d'occhio tutto, preoccupata per la sorte del suo amato figlio, poiché Cartagine era patrocinata dalla dea Giunone ed era nemica dei troiani. Chiese aiuto all'altro figlio Cupido, il dio della passione. Egli si sarebbe travestito da Ascanio, il figlio di Enea, facendo in modo che la regina si innamorasse del fratellastro. Didone ed Enea avevano molto in comune, entrambi discendevano da potenti famiglie reali ed erano vedovi di partner brutalmente assassinati. Anche loro finirono in esilio con la missione di fondare una grande civiltà. Cartagine era già in rapida crescita, ma la nuova città di Enea era solo un sogno lontano. Enea era estremamente orgoglioso di presentare il figlio Ascanio alla regina. Didone espresse il suo affetto per il ragazzo e gli chiese un abbraccio. Cupido, sotto mentite spoglie, colse l'occasione per colpire la regina di Cartagine con una delle sue frecce d'oro, scatenando in lei un desiderio appassionato per Enea. Per tutta la notte, la regina non riuscì a smettere di pensare al bell'ospite venuto da terre lontane, ma aveva fatto voto di non farsi coinvolgere da nessun altro uomo dopo la morte del marito. Il giorno seguente Didone invitò Enea ad andare a caccia. Pur avendo un aspetto delicato, la regina era un'abile arciera e impressionò Enea per la sua precisione. Tuttavia una forte pioggia indusse i due a cercare riparo dalla tempesta e si rifugiarono in una grotta vicina. Lontano dagli occhi di tutti, la regina Didone dichiarò la sua passione per il principe troiano, Enea. Alla fine si arrese al potere seduttivo di quella bellissima donna. Enea e Didone iniziarono a coltivare una relazione amorosa furtiva, che però non sfuggì all'occhio vigile della dea Giunone. Giunone si recò da Venere e le propose di porre fine alle ostilità tra lei e il figlio della dea dell'amore. Per suggellare questo patto, propose a Didone, sua protetta, e a Enea di unire le forze in una potente alleanza. Ma Venere era sospettosa, poiché Giunone non era famosa per essere clemente. Enea e Didone iniziarono a vivere in coppia. Mentre Didone regnava, Enea la assisteva gestendo il regno del suo compagno. Ma la spregevole dea Fame diffuse in tutta la Libia voci sull'unione della coppia. Questi pettegolezzi raggiunsero il re Larbas, che era stato respinto da Didone con la motivazione che non avrebbe mai più sposato un altro uomo. Egli aveva costruito diversi templi a Giove e sapeva che il dio aveva un debito di gratitudine nei suoi confronti. Invocò il dio supremo affinché scacciasse Enea da quelle terre. Mercurio, il dio messaggero, si recò per ordine di Giove a consegnare il messaggio del Signore dell'Olimpo. Egli ordinò a Enea di abbandonare al più presto Cartagine, poiché la sua patria non era lì, ma in Italia, la terra promessagli dagli dei. Enea amava vivere accanto a Didone, ma sapeva che era suo dovere fondare un nuovo regno per suo figlio e il suo popolo. Il condottiero troiano ordinò ai suoi uomini di preparare con discrezione la partenza per non destare sospetti. Didone però non è una sprovveduta e si accorge dello strano andazzo e sfida Enea. La regina si sentì tradita da lui, che progettava di fuggire in clandestinità dopo essere stato accolto da lei e comportarsi come se fosse suo marito. Ma Enea non si lasciò influenzare dalle parole di Didone, poiché aveva deciso di partire per l'Italia. Enea partì per aiutare i suoi uomini a terminare i preparativi, lasciando indietro la regina con il cuore spezzato. Didone ordinò di costruire una grande pira, poiché stava per compiere un rito che le avrebbe fatto superare l'amore che provava per il perfido troiano. Didone procedette a gettare tra le fiamme, su una piattaforma, tutti gli oggetti che aveva donato a Enea. Tra lo stupore di tutti, la regina prese la spada appartenuta a Enea e se la puntò contro lo stomaco. Maledisse i troiani e dichiarò che era dovere del popolo di Cartagine essere eterno nemico di coloro che discendevano dai troiani. Dopo essersi ferita mortalmente con la spada, Didone si gettò nella pira ardente che aveva davanti. Il popolo di Cartagine non dimenticò mai questo spettacolo straziante.
Enea e la sua flotta poterono persino vedere la grande pira che illuminava la notte, mentre si sentivano le grida di commozione del popolo cartaginese. Enea stava ora tornando in Italia, ma doveva ancora pagare un pedaggio in disgrazie per le sue azioni sconsiderate.